Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova parte di Pokémon Giallo. Nella scorsa parte avevamo preso Squirtle e preso anche la medaglia Tuono. Ho allenato Squirtle che si è successivamente evoluto in Wartortle e l'ho portato a livello 24. Adesso conosce Azione, Morso, Bolla, Pistolacqua. Bene, siamo pronti per continuare. Adesso quando eravamo rimasti qua, mi ero fermato qua, usiamo Taglio su quest'alberello. Ed eccoci qua, proseguiamo su questo percorso. Ecco, non avevo neanche battuto la prima allenatrice. Però, Wartortle contro un Pokémon erba non è la scelta giusta. Quindi usiamo Charmeleon, usiamo Braciere. Ira. Posso dire Ruggito. No, continuo a tenere Charmeleon anche se me l'ha avvelenato. Ok. Le lotte ovviamente le velocizzo, altrimenti dovremmo star qua una giornata intera. Ok, andiamo giù, prendiamo l'oggetto, MT30, chissà cosa contiene. Teletrasporto? No, non ci serve, quindi lo buttiamo via perché tanto occupa solo spazio. Qua c'è un allenatore. Ah, usa Machop, aia. Ma tolto parecchio danno. Adesso usiamo una super pozione. Ne abbiamo 9, quindi usiamone senza paura. Ok, non mi ricordo neanche come si chiamava questo percorso. Comunque sta per portare, se non mi sbaglio, al tunnel roccioso, se non mi sbaglio con i nomi. Allora, Wartortle adesso è al 25. Alleniamo un po' il nostro Charmeleon. Devo dire che Pokémon Giallo, aia, era da tanto che non ci giocavo e mi sta veramente piacendo. Sono felice di fare questo let's play. Comunque, adesso è probabile che non arrivi esattamente un video ogni giorno, proprio esatto, perché di riserva di video non ne ho più tanti, ne ho qualcuno, ma proprio pochi. E a volte magari mi dimentico di registrare oppure non mi va, e quindi probabilmente non ce ne sarà proprio uno al giorno matematicamente. Dai, Ivysaur, frustata e frustata. Non lo so, comunque io cerco di tenere la regolarità. Ecco, di qua non si passa. Di qua sì. Piglia mosche che lo piglia in culo. Ok. Sostituiamo, mettiamo, che so, Ivysaur. E va bene qua. Diglett, va sottoterra. Merda. Contro Ekans. Usiamo frustata. Ok, perfetto. La sostituiamo, anche perché Ivysaur non è il top. Qua cosa ci si trova? Niente. Adesso non so, non mi ricordo se c'erano oggetti nascosti. Merda, proprio lui ho messo. Vai, Wartortle. Ok, non mi ricordo se c'erano oggetti nascosti. Ne battiamo questa qua, ha un Meo. Raffica. Ok, anche lui al 25, perfetto. Qua si potrebbe fare. Ah, c'è Machop. Volevo andare nell'erba per vedere cosa si trovava. Ecco, qua si potrebbe fare il giro con Surf. Andare fino a catturare Zapdos, ma mi sa che lo faremo negli extra, forse. Cura. Ok, ma qui ce n'era un'altra da battere. Ma sì, dai, la battiamo velocemente. Un Jigglypuff molto facile da battere. E un Clefairy che però, Madonna, mi ha addormentato. Dai, merda! Ma che cazzo? Ma ha danneggiato Pidgeotto ancora? Aspettate che
Vado a curare un'altra volta, velocizzando al massimo. Ok, perfetto. Ok, eccoci qua dentro al tunnel roccioso, solo che noi non vediamo niente. E come si fa adesso che non abbiamo flash? Ma ce la dovremmo avere flash. MN01 è taglio. Body slam, che sarebbe Foss, no? Madonna. MT19. Qual era Flash? Questa? No. No, neanche. Oh, merda. Mi sa che ci ritroviamo senza Flash, ma ce la doveva dare qualcuno Flash, non... Chi? Eccomi, ho preso Flash, l'ho insegnata a Pikachu. Praticamente non mi ricordavo che te la dava uno studioso, uno scienziato nel tunnel per ritornare a Biancavilla. Praticamente c'è da passare per la grotta Diglett. Ok, adesso ci si vede, perfetto. Mi dispiace averci impiegato così tanto, ma... Vabbè, dai, facciamo il Monte Luna. No, non è... Scusate, che cazzo dico, il Monte Luna, il tunnel roccioso. Merda, dai. Certo che ne ha di difesa Slowpoke. Ce l'ho un repellente almeno. Qua non si trova niente. Adesso non mi ricordo com'è che c'era da fare. Cioè, qual era la via. Qua non si va. Allora si va di qua. Perfetto. Madonna, sti selvatici. Ancora Slowpoke. Questo è fuori uso. Merda, no, meglio sostituire che qua mi ammazza. Ecco, mi ha danneggiato anche parecchio. Curiamoci, va. Super pozione. Ivysaur. E Wartortle. Qua c'è un'altra allenatrice, speriamo. Oh, Madonna! Proprio quelli... Ma dai, è pure avvelenato, Dio, Dio boia. Beh, prima t'ammazzo e poi mi curo. Antidoto, ne abbiamo tre. Con questo due. Speriamo che non ci causino altri problemi di stato, perché in questo stato di problemi ne abbiamo già abbastanza. Oh, meno male! Cubone marrone, dai, perfetto. E qui invece? Ah, non si va di qua, mi pare. Esatto. Bravo, giusto, questi sono i Pokémon che voglio. Bene, dai, Wartortle, possiamo metterlo da parte che abbiamo già allenato fino al 27. Provo ad usare un po' Pikachu, anche se... dai, usiamo Fulmine che... Ah, merda. No. Nidorino. No, ma che incornata, doppio calcio. Comunque mi è stato detto nei commenti delle parti che in Pokémon giallo invece esistono i Pokémon doppio tipo. Ma io non ne sono proprio sicuro. Aspettate che finisco questa lotta. Madonna, dai, Ivysaur, frustata. Machop PG8, Raffica, perfetto. Geodude, Ivysaur di nuovo, ma che taglio. Frustata, Geodude, frustata. Ok, ecco, dicevo, io non credo proprio perché Nidorino, che dovrebbe essere terra veleno, è soltanto veleno. O era Nidoking, no? Comunque, aspettate che volevo vedere Ivysaur. Ah no, esistono i doppi tipi, avete ragione. Era in Pokémon Rosso e Blu che non esistevano. Me ne ero completamente dimenticato. Frustata. Ok. Dio, questi Pokémon selvatici stanno veramente rompendo. Scusate se velocizzo così, ma altrimenti è una vera tortura.
Eh no, qua devo per forza cambiare. Ok. Uffa. Scusate se non c'è niente da dire, ma insomma, cosa volete che vi dica in questa parte? Oh, bene, finalmente un'allenatrice con dei Pokémon adatti a mio Pikachu. Toh, beccati questo, perfetto. Adesso magari non farò vedere come prendere tutti gli strumenti, ma a parte che non ho molto tempo e poi questi selvatici mi stanno facendo diventare matto. Sempre questi qua, ma adesso uso Nidorino. Comunque non mi ricordavo proprio che in Pokémon giallo c'erano i doppi tipi. Beh, adesso cambio Pikachu che non vale una cippa. Metto, che so, Ivysaur. Sfidiamo questo. Oh, ho fatto bene a mettere. Aspetta che ti faccio una bella roba. Uso Parassisema anche se io adesso morirò e amen. Fulmine, fulmine e fulmine. Vai. Adesso io spero di essere quasi alla fine. Sì, siamo quasi alla fine ormai. Anche se ti ho buono qua, sti qua sono discretamente forti. Sti qua, mi ricordo, se non sbaglio, erano gli ultimi questi. Ovviamente questa parte è venuta così, ma perché non c'era niente da dire, perfetto, ma hanno messo KO anche degli altri. Oh merda, no, non è ancora finita. Dai, dai, ti prego, pistolacqua. Siamo già a 12 minuti, ma credo che. Ma quanto è lungo questo tunnel? Non me lo ricordavo così. Ah, è finito. Va bene, ragazzi. Ok, con questo concludiamo. E ci sentiamo con la prossima parte in cui ormai siamo arrivati tanto alla Vandonia. E nella prossima parte andremo in città alla Vandonia. Ci sentiamo. Ciao ciao.